Decidono due rigori trasformati dal nigeriano Mustafa. Il primo, concesso generosamente dall'arbitro per un tocco di mani in aria su un tiro ravvicinato di Cavaleri. Il secondo, più netto, procurato dallo stesso attaccante di colore. La Sant'Angelo passa il turno al Calogero Saporito e domenica prossima si giocherà la finale del proprio girone per ottenere la storica qualificazione alla finale regionale che dà accesso alla promozione. La cronaca. Primo tempo avaro di emozioni. Al quinto Mustafa, solo davanti al portiere, si allunga e perde l'attimo, arriva da dietro Andrea Pinto, che sgancia il destro e la palla fa la barba al palo. Al dodicesimo ci prova Filippo Vecchio, ma la sua conclusione è debole. Al 35esimo Mustafa, a porta vuota, si mangia letteralmente il gol già fatto. Poi nel finale l'episodio contestato dai racamultesi. Il penalty concesso dal direttore di gara, che per contenere la rabbia dei giallorossi ha dovuto ammonire ben tre giocatori, Burgio, Restivo e Cinquemani. Calcio a Mustafa che spiazza Scozzaro. Secondo tempo. Al quinto Pinto perde l'attimo e svirgola fuori. Poi al 25esimo venta dalla distanza. Al 28esimo Mustafa supera la difesa avversaria, entra in aria e viene atterrato. Secondo rigore. Lo trasforma ancora il nigeriano. La gara termina con i ricatesi festanti. Allora, diciamo che l'impatto è stato molto positivo. Io mi aspettavo una squadra agguerrita e loro hanno dimostrato che erano una squadra molto organizzata. Credo che uno dei pochi organizzati in questo campionato. E do un applauso ai miei ragazzi perché hanno incontrato una squadra molto, molto forte. E era il fatto psicologico che mi preoccupava, non avevo altri problemi. Sì, la Sant'Angelo oggi ha fatto bene, l'arbitro ha fatto pure bene, abbiamo fatto tutti bene. E usciamo con rammarico. Consapevoli che l'Icata è una corazzata, sono ragazzi che si allenano solo 4 volte a settimana, hanno dato per tutto l'intero campionato, hanno fatto un calcio veramente spettacolare. Oggi la mia squadra si è comportata bene, bene, sono soddisfatto, i ragazzi hanno fatto alla lettera tutto quello che avevo chiesto. Dispiace perdere la partita con due calci di rigore, a mio parere il primo completamente inesistente, il secondo forse c'era, ma il primo era proprio inesistente, però nel calcio si sa. C'è quando va bene e c'è quando va male. Oggi è andata bene al Sant'Angelo, con merito, ripeto, è una squadra allenata bene dal mister Vedda e formata da giocatori importanti, quindi onore al Sant'Angelo, onore.